Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di giovedì 17 novembre 2022. Dopo la visione del trono di colui che tiene in mano i destini del mondo, colui che è incaricato di giudicare, la visione dell'agnello. E la visione dell'agnello è molto plastica, direi molto scenografica, cinematografica, direi, con un agnello che ha un'immagine quasi inquietante, è sgozzato, quindi è morto, ma è in piedi, ritto, quindi significa vivente. È colui che appunto è passato attraverso la morte e la risurrezione, ma ha vinto la morte. Ed è lui che riceve il sigillo, che riceve dunque plasticamente il potere di giudicare e giudica. E infatti prese il libro dalla mano della destra di colui che sedeva sul trono e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, la stessa azione che avevano fatto nei confronti del vegliardo, e quindi riconoscendone la medesima dignità, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E beh, insomma, è estremamente interessante perché sono le due visioni che ci danno l'ambiente. Colui che ha in mano i destini e colui al quale ha affidato il giudizio di tutti i destini dell'umanità, il vegliardo e l'agnello. Ecco, allora il testo di Apocalisse ci pone nella visione giusta. Sì, ci parlerà anche delle sofferenze, delle tribolazioni, anche dei santi, ma ci parlerà anche dell'instaurazione definitiva del regno di Dio. Ora, il testo del Vangelo ci riporta un episodio molto drammatico in sé, che ormai ci porta agli eventi di Gerusalemme e al suo compimento. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Un episodio, dicevo, drammatico, perché a un certo punto alla vista della città pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace». E aggiunge: «È stato nascosto ai tuoi occhi». E la domanda è: perché? Perché, se era così importante colui che porta la pace, cioè il Messia, è stato nascosto ai tuoi occhi? C'è un tempo per tutto. E questo è molto interessante, perché dovremmo camminare nella vita con gli occhi ben aperti, perché non tutte le occasioni saranno sempre a nostra disposizione, saranno sempre nella nostra disponibilità. Dobbiamo renderci conto che il Signore bussa alla nostra porta, è in quel momento che dobbiamo rispondere. Certo, la sua misericordia è grande, però nello stesso tempo anche c'è una misura che può essere colmata. E questo la storia della Chiesa anche ci mostra, come ci sono stati dei passaggi anche di grande purificazione, proprio perché gli uomini, anche gli uomini di Chiesa, avevano reso duro il loro cuore e lo avevano reso da un certo punto di vista anche insensibile alla parola di Dio. Questo può capitare anche a ciascuno di noi. Gesù piange su Gerusalemme, ma le annuncia anche il suo giudizio. Infatti dice: «Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno», i tuoi nemici, quindi le tue paure più grandi, quelle che temi di più,
ti circonderanno di trincee, ti assedieranno, ti stringeranno da ogni parte, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Questo è il tuo peccato. Quante volte nella nostra analisi possiamo dire: ma cosa ho fatto di male? Non hai accolto il Signore, non hai aperto la porta a colui che insistentemente bussava alla tua porta. E spesse volte Gesù, quando bussa alla nostra porta, non è tanto che ci chieda di fare delle cose incredibili, ma ci chiede di cambiare mentalità, di cambiare atteggiamento, di imparare a fidarci veramente di Lui e della strada che Lui ci mette davanti. Questo fa veramente tutta la differenza. Non possiamo assolutamente ignorarlo. Teniamolo sempre ben a mente. Vi ringrazio per l'attenzione. Ho finito. Vi do appuntamento a domani.